Salve a tutti, e tanto che ci penso, finalmente ci sono riuscito. Sono di nuovo sul cammino di Santiago. Questa volta ho scelto il portoghese. Partenza da Porto, circa 300 km da fare. Ecco come sono andate le cose. Buona visione! Sono arrivato al mio ostello. Vi faccio un po' vedere. Qui sopra ci sono le camere. Qui possiamo mettere la borsa al sicuro. Questa è una sala comune. Qui fuori c'è un giardino. Questa è la sala dove si può cenare tutti insieme. E qui c'è la cucina. Questa è la classica camerata del pellegrino. Io sto qui. Poi giù devo prendere le lenzuola che poi metterò in questo letto. Mi sono liberato dello zaino. Adesso andiamo al centro. Purtroppo l'alberghe del pellegrino si è un po' fuori mano, ma sono voluto partire da lì. Adesso ci andiamo a far mettere un bel timbro alla cattedrale di Porto. Guarda che bello! Sono maioliche, bellissime. Il mio primo caffè a Porto mi è costato 75 centesimi. Il tempo non è dei migliori e so che domani e dopodomani ci sarà molta pioggia. Guardate che fila per entrare in questa libreria. Questa è una libreria molto molto famosa qui a Porto. Andiamo a far mettere il timbro. Non riesco ancora a credere che sono nuovamente sul cammino. Dopo il cammino francese sto per iniziare quello portoghese. Domani si inizia, ragazzi. Buongiorno a tutti, oggi è iniziato il mio primo giorno di cammino e arriverò, se tutto va bene, a Villa de Conde. Sono circa 30 km. Alla fine ho deciso di fare il cammino della costa. Avrei voluto iniziare proprio sul litorale, discendendo il fiume, e poi so che il percorso è bellissimo, ma proprio per questa situazione meteo ho deciso di non prendere il litorale, ma farò il percorso tradizionale, quello ufficiale, che è anche 5 km più corto. La mia prima freccia! Ok, ha cominciato a piovere forte, non ho ancora fatto colazione, vado a prendere qualcosa. Piovendo troppo, è il momento della mantellina. Indumento molto importante. Ho due pellegrini davanti a me. Beh, ragazzi, comunque sarà il periodo, sarà che è un cammino tra virgolette minore. I pellegrini, ciao, ce ne sono ben pochi. Due pellegrini giapponesi. Oggi sarà tutto così, periferia, zone industriali, quasi praticamente fino all'arrivo, da quello che ho capito. Ovviamente
avrò più possibilità di ripararmi sulla spiaggia, non so come sarebbe andata. Cammino da oltre un'ora, ho visto soltanto due pellegrini e una sola freccia all'inizio. Portogallo sembra investire un po' meno su questo cammino, almeno per ora. L'unica cosa che mi permette davvero di non sbagliare strada è l'app Buen Camino. Scaricatela perché è davvero ottima. Ci sono tutti i cammini. Mi è dispiaciuto tanto non poter fare il litorale oggi, ma ho dovuto valutare un po' di cose. In ogni caso, da domani sarà tutto oceano. La pioggia in sé per sé non mi dà fastidio, il problema è che quando si bagnano i piedi, di conseguenza arrivano le vesciche e poi sono guai. Di qua. Ecco qui il segnale, passo di qua perché hanno messo una protezione apposta. Man mano mi allontano dalla periferia di Porto, sto notando comunque che i segnali sono sempre più numerosi. C'è un fortissimo odore di mucca, non so voi cosa ne pensate, a me piace tanto. Eucalipti, c'è un profumo buonissimo. È inutile paragonare il cammino portoghese con quello francese. Ho fatto 15 km, ho incontrato solo due pellegrini. Con il senno di poi avrei anche potuto prendere il litorale con quelle belle lunghissime passerelle in mezzo alle dune. Ma il cammino è come la vita, ragazzi. Bisogna prendere delle decisioni, giuste o sbagliate che siano. Piove, guarda come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Prendo un attimino un caffè, sta piovendo a dirotto. Ciao, Micetto. Il caffè costa 60 centesimi. Grazie. Nei momenti che mi sento più sicuro smetto di guardare la mappa sull'app e mi affido a qualche freccia. Il problema è che di tanto in tanto c'è qualche furbo che mette le frecce per far passare il pellegrino verso la sua strada, magari dove c'è un bar o un ristorante. Questo non va bene. Ho riaperto l'app e mi sono accorto che sono fuori dal percorso di un po'. Sono zuppo. Riparo? Oggi e domani non ho scampo, ho i piedi zuppi, speriamo bene. Cambiare le calzette è inutile, ho proprio le scarpe bagnate all'interno. Piove troppo, mi sono dovuto fermare. Smesso un attimo, facciamo un altro po' di strada. Adesso il percorso è veramente ben segnato, ogni incrocio, ogni strada c'è una freccia.
che profumo! Oltre 20 km fatti, ho incontrato soltanto due pellegrini. Sta ricominciando a piovere, io ne approfitto, qui c'è un centro commerciale, mi faccio un panino. Il panino con formaggio e mortadella. Bellissimi! Ciao. Eccomi arrivato, questo è il mio alberghe. Giusto? Sono arrivato un po' in anticipo per aspettare che apra l'alberghe e bevo una birra. Grazie. Check-in fatto, 10 euro. Gli unici due pellegrini che ho incontrato sono sempre gli stessi e in questo ostello sono solo. Zuppa